Buongiorno cari amici, oggi voglio parlare di un argomento abbastanza adeguato a questo periodo. Parliamo delle zanzare. Allora, le zanzare, sappiamo che molti le vogliono uccidere, corrono in giro con le pantofole a schiacciarle, con macchie sulle pareti, le donne che dicono agli uomini: prendi quella zanzara, ah, scappata, accidentaccio, me l'ha fatta. Una fatica incredibile, oppure disinfestazioni, oppure finestre chiuse d'estate, e poi finestre chiuse, poi quelle povere zanzarine sono entrate, e comunque, una volta che sono entrate, certo, quelle finestre chiuse non riusciremo a tenerle fuori. Proprio un guaio, infatti, chiamiamo tante cose, chiamiamo apparati, professionisti e quant'altro. E queste zanzarine che sono? Sono chiaramente le femmine della zanzara che hanno bisogno del sangue degli umani per poter nutrire le loro larve, quindi tutto sommato è un po' quello che facciamo noi con gli animali. Allora, vediamo, la cosa chiaramente che è brutta di questa cosa non è tanto forse il sangue che ci raccolgono, né tantomeno penso per la maggior parte delle persone leggermente più informate la possibilità di malattie che queste zanzare nel nostro territorio ci possano portare, ma è quel prurito che ci lasciano dopo la puntura. Sappiamo che questo prurito dipende da un liquido che viene inserito dalla zanzara per anestesizzare la parte. Essenzialmente, la zanzara teme una reazione della vittima e quindi come prima cosa inietta questo anestesizzante, chiaramente sembra tutt'altro, ma vedremo poi perché, e quindi punge, la vittima non sente la sensazione della puntura per l'anestesizzante e quindi la zanzara compie la sua opera con relativa calma perché comunque percepisce in ogni caso lo stress dell'umano e quindi cerca di sbrigarsi, quindi inietta tanta di questo diciamo veleno, questo anestetizzante e poi cerca di sbrigarsi. Normalmente poi dopo un po' l'umano si rende conto e quindi la scaccia, lei si allontana per un po', si nasconde, tutta una manfrina di dove stava la zanzara, dove stava la zanzara, prima o dopo ci ritorna e lei pif ci ripunge un'altra volta, quindi alla fine scaccia e riprendi, scaccia, rimordi, alla fine la zanzara ci ha riempito di punture e la povera zanzara oltretutto non avrà manco raccolto il sangue che gli serviva, quindi pieno di punture l'umano, assolutamente insoddisfatto la zanzara. E invece cosa succede? Che praticamente la zanzara riesce a percepire lo stato emotivo, quindi attraverso forse adrenalina o qualsiasi cosa. E quindi se noi riusciamo a farci mordere con tranquillità, quindi possibilmente da svegli, quindi osservare il rumore della zanzara, stare immobili, se possibile, se abbiamo questa capacità, mandando, diciamo, metta, quindi energia positiva alla zanzara, la facciamo avvicinare, la zanzara ovviamente ci pungerà perché quella è la sua funzione, però sentiremo solo un pic, cioè una piccola puntura. La zanzara rimarrà là forse per 10 minuti, non sentiremo più niente. Dopo un po' la zanzara se ne sarà andata e miracolo non avremo nessun prurito. E la zanzara chiaramente ha percepito l'assenza di pericoli e quindi si è limitata a prendere il sangue senza iniettare questo soporifero pruriginoso. Vabbè, questa è la prima soluzione. Chiaramente potrebbe succedere che la zanzara ci morda nel sonno, ci munga nel sonno, oppure che in qualche modo non siamo riusciti a essere così rilassati rapidamente che la zanzara ci ha frainteso il nostro stato mentale e quindi ci ha iniettato questo veleno. E allora qual è la soluzione? È l'acqua calda. Questi veleni, come un po' tutti, quelli che veleni biologici, quindi quelli che stanno anche nei pesci, essenzialmente nei pesci velenosi come tracine, sono termosolubili. Quindi è sufficiente mettere la parte sotto acqua calda perché immediatamente la sensazione di prurito sparisca. Quindi nessuna sostanza costosissima, magari inquinante, per lenire la sofferenza. Veleno è termosolubile, mettiamo la parte, magari la mano, il braccio, l'orecchio,
sotto l'acqua calda. Addirittura la sensazione è pure apparentemente, è pure leggermente piacevole nel momento che diciamo passa, c'è il sollievo da questo prurito. E dopo un po' possiamo ritornare a letto tranquillamente, sereni. La zanzarina è tutta contenta perché ha preso il sangue che gli serviva. Noi siamo sereni perché comunque chi è di più compassionevole di noi perché abbiamo reso la zanzarina agli altri perché comunque non hanno nessuna sensazione spiacevole sul corpo. Quindi le due cose sono: uno, cercare di farsi pungere dalla zanzara quanto gli serve da svegli, perché dopo che avrà preso il sangue che gli serviva, se ne starà tranquilla nell'angolo suo, certo non continuerà a pungerci. Due, se per avventura ci punge la zanzara col panico e quindi ci inietta questo veleno, mettiamo la parte sotto l'acqua calda e ci passa tutto. In ogni caso possiamo affrontare questo problema della zanzara, delle zanzare senza prodotti chimici, senza tanta paura e un pochettino più di serenità. Un caro saluto.